Ben ritrovati, oggi parliamo di cultura delle emozioni, della importante capacità di gestire le nostre emozioni e metterle in connessione con le energie che ci circondano. A spiegarci i perché e i per come è con noi una psicologa, psicoterapeuta, scrittrice e autrice di un libro presentato di recente alla libreria Mondadori, si chiama Carmen Di Muro e gira per tutta l'Italia partecipando a convegni che riguardano in particolare la fisica quantistica. Buongiorno, buongiorno. Carmen. Che cos'è la fisica quantistica? È un parolone che spaventa un po' e che un po' somiglia quasi a una forma di religiosità che riguarda chi ci crede. Certo, la fisica quantistica è un qualcosa che è presente in tutto e si può applicare al quotidiano. E io l'ho applicata appunto al mio approccio di studi perché nel momento in cui curo e prendo in esame la mente, diciamo così, l'uomo non può essere ridotto soltanto agli aspetti corporei, agli aspetti psichici, ma c'è un'essenza dentro di lui che lo permea profondamente e non è materia, ma è un qualcosa di sottile, di invisibile ed è appunto energia vibrante. E in questo ci aiuta appunto la fisica quantistica a capire questa natura oscillatoria e vibrante dell'essere umano, che non è solo fatto di carne, ma di qualcosa di più profondo, qualcosa di più sottile ed invisibile. Per rendere l'idea, può venire in mente un aneddoto che riguarda la vita di tutti i giorni di molti di noi, quando si dice che pensavamo a una persona determinata in quel momento e dopo pochi secondi scopriamo che è arrivato un SMS da parte di quella persona, oppure quella persona dopo millesimi di secondo ci cerca e ci chiama attraverso il telefono. Certo. Questa è una dimostrazione concreta di quanto la fisica quantistica possa intervenire nella vita di tutti i giorni. Perché conferma e dimostra che non è casuale. No, assolutamente, perché noi siamo effettivamente di materia, il nostro corpo è materia, però a livello sottile ed invisibile le nostre cellule, o meglio, la parte infinitesimale della materia vivente che compone le nostre cellule è energia, è fatta di luce radiante, di fotoni, specificatamente di quanti. E quindi nel momento in cui noi a livello invisibile siamo permeati da questa energia di fondo, possiamo comunicare a livello non locale con altre informazioni presenti nella realtà, con altra energia presente appunto in un campo gravitazionale, chiamiamolo così, che ci circonda, l'ambiente esterno, perché siamo in sintonia e nel momento in cui entriamo in sintonia, in coerenza con quella determinata frequenza, possiamo accordarci e informatizzarci, diciamo così, quindi recepire le informazioni che possono arrivare non più tramite dei meccanismi sensoriali visibili, il tatto, l'udito, la vista, ma attraverso quel famoso sesto senso, che molto spesso appartiene comunque a quelle discipline al confine, tra virgolette, dell'antico, del mistero anche, e delle filosofie comunque orientali. Qual è il vantaggio delle scoperte della fisica quantistica? Come possiamo usarlo a nostro vantaggio, a nostro favore? Possiamo utilizzarlo a nostro vantaggio perché, comprendendo che noi esseri umani, come tutta la realtà, siamo composti da una tripartizione, ovvero da materia, quindi da corpo, da energia e soprattutto da informazione, noi possiamo scambiare informazioni in ogni momento. Attraverso le emozioni. Attraverso le emozioni. O l'intuito. Certo, le emozioni, perché quella è l'energia prima che ci anima. Non a caso anima quantica. Anima quantica è il linguaggio dell'anima, ovvero quel linguaggio che parla dei nostri bisogni interni e si esprime attraverso il nostro mondo emotivo, che molto spesso noi non ascoltiamo e d'altronde non riusciamo a vedere perché è appunto invisibile, ma è un'energia concreta che vibra in virtù dei vari stati emotivi su determinate frequenze e può influenzare effettivamente non soltanto il nostro modo di rapportarci alla realtà,
attraverso le scelte che noi compiamo nei confronti comunque degli altri, delle situazioni, ma soprattutto ha un impatto grandissimo sul nostro corpo. A introduzione di ogni capitolo che è nel suo libro Anima Quantica, utilizza delle citazioni che sono interessantissime perché in realtà affrontano e fanno conoscere vari temi che riguardano questo campo della fisica quantistica e questo campo della necessità di capire qual è il modo migliore per guarire se stessi anche o soprattutto in autonomia, utilizzando lo strumento delle emozioni. Ce n'è una in particolare che colpisce, che è peraltro di Kandinsky. Sì. Si dice che spesso, e spiega il concetto per il quale spesso non approfondiamo i presentimenti, che possono manifestarsi anche in forma di intuizioni, perché abbiamo paura che la luce sia un sogno. Che cosa vuol dire? Abbiamo paura di vedere la luce perché noi abbiamo paura effettivamente di essere felici. E questa felicità che oggi non appartiene soltanto alla ricerca ontologica, diciamo così, dell'essere umano, ma appartiene anche all'ambito degli scienziati, dei neuroscienziati, che sempre di più cercano la famosa pillola della felicità, diciamo così, che spaventa perché richiede effettivamente un viaggio, di compiere un viaggio dentro di noi e di mettersi allo specchio. E questo viaggio appunto è fatto di un mondo emotivo che molto spesso ci sfugge, di questa energia sottile che ci permea ma che nella vita di tutti i giorni non riusciamo a cogliere perché siamo troppo presi e ci identifichiamo troppo con la mente piuttosto che con il cuore. Per questo l'anima che parla attraverso le emozioni. E questa, dicevamo prima che la fisica quantistica è quasi una religione, un po' è vero, ma mi domando se non ci sia il rischio di banalizzare, nel senso che la fisica quantistica dà dei suggerimenti molto interessanti per andare a ricercare la propria felicità, non si sa fino a che punto possa essere confermata questo elemento che riguarda la ricerca della felicità suggerita da parte della fisica quantistica, perché in realtà quello che suggerisce sostanzialmente è di andare alla ricerca del senso della nostra vita e delle persone che ci circondano. Certo. Questo è un po' anche il senso di ciò che viene trasmesso nei Vangeli apocrifi. Ce n'è uno in cui si racconta che Dio è dentro di te, fuori di te e tutto intorno a te. Infatti. Insomma, è un modo per dire noi possiamo scegliere, siamo capaci di scegliere, certo. E il libero arbitrio parrebbe assoluto. Allora, la domanda è fino a che non dobbiamo porci il problema delle nostre decisioni rispetto alla vita degli altri intorno a noi? Non dobbiamo porci il problema nella misura in cui quelle decisioni poi ostacolano la nostra massima espressione. Perché noi scegliamo in ogni attimo della nostra esistenza dove direzionarci verso determinati atteggiamenti, modi di fare, determinate scelte che compiamo. E questo è un qualcosa che si rinegozia in ogni momento della nostra vita attraverso il nostro mondo emotivo. E questo è questa la scintilla divina. E questo è il Dio dentro di noi, il potere che abbiamo nello scegliere in virtù del nostro mondo emotivo, perché nel momento in cui io sono centrato a lungo in emozioni distruttive quali la rabbia, il risentimento oppure la colpa, sicuramente le mie scelte saranno frutte di questa energia. Per questo ecco la fisica quantistica e la scienza che accorcia quella distanza abissale tra appunto scienza e divino, e questo filo rosso è rappresentato proprio dal mondo energetico di cui noi siamo composti e che ci collega effettivamente al tutto, perché noi nella parte infinitesimale delle nostre cellule abbiamo la luce ed è la stessa luce che c'è al di fuori, e quindi noi ci possiamo mettere in connessione nel momento in cui ci apriamo alla gioia, all'amore, pur essendoci quelle situazioni quotidiane che molto spesso ci disturbano, perché non è sempre semplice, però nel momento in cui attraverso un atto di consapevolezza noi riusciamo a capire che effettivamente noi stiamo scegliendo nella nostra vita attraverso una serie di vibrazioni, chiamiamole così, di emozioni negative, le conseguenze che avremo, quindi la realtà che verrà fuori sarà frutto inevitabilmente specchio di queste scelte fatte in virtù
di queste emozioni negative. Perché queste scelte produrrebbero dei cosiddetti blocchi energetici. Certamente. Che non consentono di esprimersi al meglio. Blocchi energetici sia dentro di noi, perché nel momento in cui, quando siamo sani e felici, quando siamo in risonanza, quindi la nostra energia scorre in un flusso coerente con l'ambiente circostante. Perché l'uomo non è fatto solo della dimensione materiale, ma ci sono tante dimensioni, quella spirituale, emotiva, delle relazioni. Nel momento in cui c'è questo blocco, quindi noi blocchiamo attraverso queste emozioni negative, attraverso il filtro negativo, questa energia che dentro di noi non la lasciamo scorrere, chiaramente i nostri rapporti vengono intaccati, la nostra salute viene intaccata, perché poi quelle emozioni non sono fenomeni astratti, ma sono dei fenomeni fisiologici che si incarnano nel corpo. Anche i cambiamenti di umore, no? Certo. Sono dimostrazione di quello che andiamo dicendo, perché l'umore in realtà sarebbe pilotato, il nostro umore sarebbe gestito anche inconsapevolmente da energie negative che arrivano da fuori. In un incontro con l'altro può succedere di tutto e certo, inconsciamente manifestiamo negatività. Ma può succedere soprattutto quando non siamo centrati sui nostri bisogni, quindi da, diciamo così, da timonieri della barca diventiamo onde che si muovono all'impazzata nel mare, facendoci appunto, o meglio, da giocatori diventiamo delle palle in preda alla vita degli altri, e soprattutto quindi è la realtà che quindi gestisce la vita al posto nostro. Ci sono forti affinità anche con la disciplina e con dello yoga, no? Sicuramente. Poi, centrare, essere centrati su se stessi anche in relazione alle posizioni che si assumono. Essere centrati semplicemente sul proprio cuore, perché questo è il grande potere che ogni essere umano ha. E essere, guarire con il cuore, semplicemente coltivare dentro di sé un flusso positivo malgrado tutti gli eventi della vita. Insomma, in realtà usare il termine Dio e usare il termine amore vorrebbe dire utilizzarlo, se capisco bene, come sinonimo di luce e di energia, sì, quella che è dentro di noi e che dovremmo tirar fuori, sì, per migliorare noi stessi, la vita intorno a noi e anche il raggiungimento dei nostri obiettivi migliori per sentirci meglio. Però mi pare di capire anche che il rischio potrebbe essere che nella nostra cultura, che è quella italiana e certo, quella occidentale, questo venga piuttosto banalizzato o interpretato, sì, come fai sempre quello che senti. Come si fa a arginare questa obiezione pericolosissima che banalizza il principio e la premessa scientifica della fisica quantistica e però in realtà vanifica ogni tentativo di miglioramento? Allora, da un lato, oggigiorno noi possiamo sempre più informarci, nel senso, perché la ricerca scientifica è andata avanti, ha fatto dei passi da gigante e soprattutto ha messo sempre di più in discussione la concezione frammentaria della realtà, quindi portando ad un dialogo aperto le scienze mediche, biologiche, quelle psicologiche, facendoli vedere effettivamente che c'è una diretta connessione e scambio con l'ambiente circostante, sia in termini di salute, sia in termini comunque di malattia. E a supporto di questo ci sono svariate riviste che lo dimostrano, infatti anche una rivista per cui io scrivo, che si chiama Scienza e Conoscenza, e a livello nazionale è una delle riviste che informa il pubblico affinché non ci sia appunto questa, tra virgolette, questo gap. Però dall'altro, seguire ciò che si sente, seguire ciò che si sente a livello interiore nel poter realizzare i propri bisogni e soprattutto far sì, scegliere sempre ciò che ci fa star bene, anche quando pensiamo non ci sia via di scelta, perché molto spesso siamo noi i primi a bloccarci nei confronti di determinate situazioni che poi possono soltanto portarci negatività. Quindi siamo noi i primi alleati delle negatività, non ci vengono solo dal di fuori, ma molto spesso diventiamo dei ricevitori e degli emittori, diciamo così, di onde negative. Seguire ciò che ci dice il cuore, seguire ciò che si sente, significa ragionare, centrarsi attraverso l'attenzione e soprattutto essere in coerenza con i valori della propria anima, perché proprio la coerenza anche a livello scientifico, fisico, che tra virgolette muove il mondo e lo organizza in una rete
che ci può portare solo bene. Ma la sede, secondo la fisica quantistica, o questa scuola di pensiero di cui si parla e da cui si parte in questo libro Anima Quantica, qual è? Il cervello o il cuore? La sede delle emozioni? Qual è? La sede delle emozioni c'è, allora non c'è una sede, nel senso che la sede è il cuore di ognuno di noi, ma le emozioni sono interdipendenti perché poi cuore e cervello comunicano e c'è un sistema che è stato proprio scoperto da alcuni ricercatori dell'HeartMath della California, che è un istituto della matematica del cuore, hanno fatto una scoperta sorprendente che forse noi non sappiamo perché non ci informiamo adeguatamente, che c'è un sistema di biocomunicazione tra cuore e il cervello, al quale non soltanto il cervello risponde, ma addirittura obbedisce. E il cuore che cos'è? La sede dei nostri moti interni, dei nostri stati d'animo. Quindi nel momento in cui il nostro cuore ci comunica un'emozione, questa emozione chiaramente risale verso i centri superiori, quelli cerebrali, e da quell'emozione dipende anche il nostro stato di salute o di malessere, perché in virtù di un determinato stato emotivo vengono comunque prodotte tutta una serie di sostanze all'interno del nostro cervello, che sono appunto i neuropeptidi, gli ormoni, che chiaramente hanno delle ripercussioni e modulano il sistema endocrino, quello nervoso, quello immunitario, e quindi c'è una connessione ben evidente tra patologia e stato d'animo, quindi tra invisibile e visibile. Il messaggio di questo libro è di allenarsi continuamente alla gioia, continuamente e quotidianamente alla gioia che si sente dentro se stessi. Ha affrontato anche un tema delicatissimo, cioè la connessione tra il cancro, tra la malattia e, certo, questi blocchi energetici. Se dovessero ascoltarla i medici, quelli che si confrontano con questo male del secolo, non so quali obiezioni potrebbero farle, a tonnellate, perché possono arrivare a dire attenzione a quello che si dice perché non si può ridurre. Assolutamente. Chiaramente tutto ciò che viene asserito nel libro è dimostrato scientificamente, perché chiaramente tutti ormai sappiamo la connessione che esiste tra il nostro mondo emotivo e i vari centri del nostro corpo, i vari comparti somatici, perché ci sono proprio delle arborizzazioni nervose sui nostri organi che a lungo andare, nel momento in cui vengono stimolate di più o di meno, rilasciano tutta una serie di sostanze che possono chiaramente alterare la funzione d'organo. Però partiamo dal presupposto che il cancro è di natura multifattoriale. Nel momento in cui chiaramente viviamo male emotivamente, quindi a livello, perché quando si parla di energia non la dobbiamo vedere in senso metafisico, l'energia è l'energia delle emozioni, e questo comunque ci sono molti approcci scientifici e una moltitudine di evidenze che dimostrano come le emozioni si radicano, quindi questa forza, questa energia insita nei sentimenti si possa radicare in determinati comparti somatici. Insomma, le emozioni sono dei mezzi di conoscenza concreti. Sì, e il cancro diventa chiaramente la causa di un percorso pericoloso che parte in primis dal nucleo emotivo della persona e poi si ripercuote ad ampio raggio nella vita in virtù comunque degli agenti patogeni, perché è chiaro che l'inquinamento, l'alimentazione e determinati stress possono esacerbare l'insorgere di questa patologia, ma se io per primo stresso il mio corpo, è chiaro che il mio sistema immunitario sarà più debole e quindi più ricettivo all'insorgenza di terreno fecondo per questa patologia. Insomma, tutto questo vorrebbe dire che bisogna essere attentissimi a non dire mai verità, a non dire mai falsità. Infatti, a noi stessi prima di tutto, a cercare sempre la consapevolezza della propria felicità, certo, perché così si può evitare lo stress, si possono evitare le bugie pericolose e soprattutto vuol dire, mi pare di capire, che lo spirito, la psiche, o nel miglior sinonimo possibile che si declina in questo senso, l'anima, è fortissima.
Certamente, certamente, perché lo stress è funzionale alla vita, lo stress è trasformazione ed anche la malattia diventa un processo comunque di strutturazione e destrutturazione in vista dell'evoluzione. Nel momento in cui noi stressiamo e siamo sempre in uno stato di attivazione, di stress, è chiaro che il sistema immunitario si indebolisce. La vera forza sta nella nostra anima, che parla appunto il linguaggio degli stati affettivi, ma soprattutto dell'amore, che non è amore per qualcuno, ma è per il sol fatto di essere vita. E questa è la differenza. E l'amore è al contempo una molecola meravigliosa, perché dà via al rilascio di un'enorme tempesta di sostanze biochimiche presenti nel nostro corpo, capaci comunque di ripristinare quell'equilibrio interno che noi abbiamo a livello organico. Carmen Di Muro è psicologa, psicoterapeuta, come dicevamo, scrittrice, ma la sensazione forte che si ha è che in realtà abbia sperimentato su di sé questo tipo di terapia o di autoterapia delle emozioni, della ricerca delle energie positive. E le auguriamo di sperimentarla sempre meglio e di dare messaggi positivi che occorrono. Che cosa potrebbe dire a quelli che sono molto scettici rispetto a questo tipo di scienza, alla fisica quantistica? Che non possiamo partire per preconcetti, perché i pregiudizi non ci aiutano, non ci aiutano a vivere perché limitano la nostra apertura mentale. Quindi di informarsi, la fisica quantistica funziona per spiegare la complessità dell'essere umano, ma non è il singolo approccio di studio, perché poi la bellezza dell'essere umano è proprio questa complessità, quindi un approccio multidimensionale. Anche a livello di sapere, non a caso nel libro vengono trattati temi biologici, medici, neuroscientifici, tutto questo misto a questa forte componente dello spirito che abbraccia anche i meandri e si spinge nei meandri della fisica quantistica. Quindi informarsi e soprattutto, perché l'informazione è quella che fa la differenza. Perché noi, leggendo il libro, ce ne accorgeremo, o comunque informandosi su questi temi, si può capire che poi è quella che regola le dinamiche dell'universo e del manifestarsi dei fenomeni. E quando questa informazione è coerente, non soltanto ci allarga lo scenario di senso, ma ci fa riscoprire determinate cose che forse, presi come siamo nell'accadere della vita e delle faccende quotidiane, non vediamo, pensiamo di più a noi, piuttosto che agli altri, alle cose, ai bisogni che abbiamo dentro, perché se non coltiviamo effettivamente la nostra interiorità, poco serve la fisica quantistica, poco serve una lettura, poco serve tutto. Insomma, non trattenete segreti dolorosi, non dite bugie perché distorcono il campo energetico, la verità guarisce perché rende liberi. Questo è l'insegnamento dell'anima quantica e di tutti gli studiosi che vengono citati in questo saggio di Carmen Di Muro, psicologa e psicoterapeuta, che continua il tour di presentazione del suo libro. Lei è lucerina, quindi appartiene alla Grazie nostra terra, è nata nella nostra terra. Buon lavoro e grazie. a voi.